Allora, questo studio vlog doveva uscire tipo 3 settimane fa, penso. Comunque, ciao a tutti, non sono riuscita a registrare questa cosa per troppo tempo. Volevo fare questo vlog super veloce in realtà per portarvi un po' nell'ultimo shop update che è stato a novembre e in alcune presentazioni che ho fatto nello scorso mese. Quindi niente, ormai è un po' tardi, però andiamo. Scusate, questo. Volevo fare un look un po' anni 70 con questo cerchietto bianco, ma non è ben riuscito. Mi piace, ho un brufolo enorme qua che ho cercato di coprire, ma vabbè. E in più dietro qua c'è un macello perché devo sistemare la scrivania. Sto registrando in super velocità perché questo vlog, se no, non usciva più. E infatti ho cercato di riprendere questa parte che è un po' più ordinata. Però ecco, insomma, sono presa veramente con le bombe. Ho passato una settimana con la faringite praticamente, che è il motivo per cui sono riuscita a registrare solo adesso. E quindi sono ancora piena di raffreddore e niente, quindi questo vlog sarà un delirio. In più, non sbaglio sempre a guardare perché la fotocamera, cioè la videocamera è qua. Cioè il coso, perché io registro col cellulare perché sono una poraccia. Qui c'è la videocamera, quindi dovrei guardare qua, però io guardo sempre o qua o tipo a metà schermo tra la mia faccia e la videocamera, quindi benissimo. Thank you.
penso che sappiate già cosa vuol dire questa cartelletta targata Wow, che avete visto nella clip precedente. E sì, sto lavorando a un nuovo libro. Intanto qui si inizia già a lavorare, ovviamente sono super emozionata e non vedo l'ora di potervene parlare per bene. Comunque, se avete letto qualche intervista che ho fatto di recente o negli scorsi mesi, questa cosa la sapevate già. Qui stavo preparando un po' di stickers che ho portato a Fumetti Sotto l'Albero, un mercatino natalizio organizzato da Breganze Comics che ho fatto a inizio dicembre, e in più ho fatto delle nuove cartoline e adesivi di Calypso, che vedete che questi qua, vabbè, li avevo ordinati, perciò ho fatto un po' l'unboxing. Le cartoline le regalo ogni volta che qualcuno viene a farsi dedicare un libro alle fiere, agli incontri, alle presentazioni, eccetera eccetera, però le avevo finite prima delle ultime presentazioni di dicembre, per via delle fiere che ci sono state negli scorsi mesi, e ora le regalo anche sullo shop con qualsiasi ordine, proprio per chi non è riuscito a venire a nessun incontro. Anche gli adesivi, praticamente avevo quelli di Neon Brothers negli scorsi anni, che regalavo e attaccavo in giro ovunque andavo, appunto, che regalavo anche con gli ordini dello shop, ma ho finito sia quelli che i segnalibri e le altre cartoline omaggio, quindi ho pensato, anziché rifare gli adesivi di Neon Brothers, faccio quelli di Calypso, no? Quindi giusto anche per variare un po'. E niente, ora è tempo di attaccare gli adesivi di Calypso in tutte le città in cui andrò. Come avevo detto all'inizio, volevo portarvi con me a un po' di presentazioni e incontri che ho fatto lo scorso mese, però mi sono dimenticata di filmare letteralmente qualsiasi cosa. In più le faccio sempre da sola, cioè non c'è mai tipo qualche mio amico che dico «Ehi, mi fai un video?» e quando ci sono me ne scordo, quindi benissimo. Non ho quindi delle clip delle presentazioni che ho fatto, che però sono state davvero super belle. Se devo proprio ringraziare tutti quelli che mi hanno ospitata, le librerie, eccetera. Sono super soddisfatta. Ho incontrato un sacco di persone anche che non vedevo da anni, magari. È stato davvero un sacco bello, anche perché un sacco bello. Vabbè, comunque è stato bellissimo. Anche perché con l'uscita di Neon Brothers in pandemia non è riuscito a fare nessuna cosa o evento del genere, insomma. Ho fatto anche un workshop in un posto super bello a Fonzaso, che è in provincia di Belluno. Era un laboratorio per ragazzi e per bambini in cui abbiamo creato una mood board partendo da una canzone o delle suggestioni, e lo abbiamo trasformato in una pagina di fumetto. Il posto un po' ve l'ho mostrato nelle prossime clip di questo video, che è davvero super bello, è un co-working, spazio culturale, cose così, e con i ragazzi ci siamo divertiti davvero tantissimo. È stato super divertente. E anche perché i ragazzi poi erano abbastanza piccoli, tipo dagli 8 ai 13 anni, quindi è stato super stimolante secondo me. E per finire, poi il giorno dopo c'è stato Fumetti Sotto l'Albero, che come dicevo prima è l'evento a Breganze a cui ho partecipato a inizio mese, e anche lì è andato super bene, mi sono divertita un sacco e ora vi faccio vedere un po' le clip. Amici, siamo arrivati alla fine di questo video, grazie per averlo visto. Ultime considerazioni: non so quando riuscirò a farlo uscire questo video, se prima o dopo Natale.
nel dubbio, buone feste, scusate l'assoluta caoticità di questo studio vlog. È uscito così e ho parlato un sacco perché ho scordato di girare un sacco di clip. Però sono davvero super felice che abbiamo potuto comunque vederci, incontrarci. Ho potuto conoscere molti di voi di persona, anche a Lucca, a Treviso, a Torino, inizio anno. Quindi niente, sono super soddisfatta e felice. Spero che il 2023 possa portarci altri momenti del genere, conoscere altri di voi, anche se il libro nuovo uscirà nel 2024, quindi non credo che farò fiere, a meno che non vengo invitata a fiere, eventi, presentazioni, eccetera, a meno che appunto non mi invitino, ma si vedrà ovviamente a momento debito. Detto ciò, grazie ancora per essere rimasti fino a qui, scusate il delirio, vi auguro ancora buone feste, un buon inizio anno e ci vediamo, mi raccomando iscrivetevi al canale.